Ciao a tutti amici rossoazzurri, oggi è arrivata la notizia che si sapeva già da ieri dell'esonero di Raffaele, oggi è arrivata l'ufficialità e vorrei dare il mio proprio parere. Allora, scelta che è giusta, che ci sta assolutamente, sicuramente Raffaele non è l'unico colpevole di questi brutti risultati che sono arrivati in questi ultimi mesi. È uno dei colpevoli sicuramente, quello sicuro, ma come dico sempre, non si può fare altro che cacciare l'allenatore. Non puoi cacciare 22 giocatori e cacci l'allenatore. Scelta che ci sta assolutamente, assolutamente. Non credo che cambierà qualcosa, sinceramente. Leggo dei possibili nomi, si parla di Baldini, sinceramente non lo conosco. Però ho visto che è stato esonerato ovunque è andato, quindi insomma non parte con le mie pretese. Sinceramente, per quanto mi riguarda, penso che, visto che ormai la stagione è stata buttata nel cesso, perché è così, e purtroppo per questi ultimi 2 mesi veramente in cui non abbiamo fatto punti, se vai a pensarci, perché abbiamo vinto una partita su 9, non hai fatto su 8, su 9. Non abbiamo fatto punti e hai perso tutti quei punti che comunque ti avevano permesso di fare un buon cammino fino a 2 mesi fa. Spero almeno ci sia una reazione, ecco, questo sicuro, perché l'unica cosa a cui effettivamente può servire è avere una reazione. Potremmo avere una reazione, come magari è sempre, cioè, meglio, cioè, c'è quasi sempre una reazione quando una squadra cambia allenatore. Stesso Palermo ha cambiato allenatore prima del derby, è venuto a vincerlo. Per esempio, l'ultimo esempio che mi viene in mente. Però, quando capita, non è mai una reazione a lungo termine. Cioè, è sempre una reazione che dura 2-3 partite, magari, e poi torniamo a fare schifo. Vi ripeto, penso che la scelta che verrà fatta su chiunque venga fatta dovrebbe arrivare a Baldini, si dice, non lo so. Nel caso arrivasse Baldini, non so se farò un video riguardo perché tanto non avrei nulla da dire oltre a quello che io posso dire adesso. Penso e spero sarà un traghettatore per la fine della stagione. Comunque, il mio parere è che può arrivare chiunque, come possono lasciare Guerini, possono chiamare Marchese dalla primavera, perché tanto la stagione ormai è stata buttata nel cesso ed è così. Però uno mi dice, beh, potremmo avere i playoff, il problema è che questa squadra con questo atteggiamento i playoff non combinerà un cazzo, quindi sinceramente in questo momento sarò negativo, però in questo momento andare meglio nei playoff mi cambia relativamente, perché tanto se poi devi andare ai playoff per uscire al primo turno, sì, ok, non dico che non voglio andarci, assolutamente, ma dico che se ci devi andare per poi essere eliminato al primo turno, o comunque in generale eliminato, o andarci per andare oppure segnato direttamente, arrivi decimo, cosa cambia alla fine? Un cazzo, tanto sempre che ne sale uno su 27 ai playoff. E se sei questa squadra, sicuramente non sei una squadra che può puntare a vincere i playoff, perché con squadre molto più forti non abbiamo vinti, quindi figurati con una squadra in questo momento disastrata, disastrata. Penso che non ci fosse più un buon rapporto, non lo so, questa è la mia opinione, come tutto questo video è la mia opinione. Tra la squadra e Raffaele non era mai nato, cioè, o meglio, c'era stato un momento in cui c'era stato un bel rapporto. Non so cosa sia successo poi nelle ultime partite, ma sicuramente qualcosa è successo. Secondo me qualcosa è successo perché com'è possibile che l'aggressività che si veniva qualche mese fa è venuta totalmente a mancare? Non lo so. Raffaele aveva sicuramente dei difetti, assolutamente come c'erano tutti gli allenatori. Tra questi era molto, 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 molto testardo. Cioè, alcune volte si fissava con dei giocatori di cui ancora nessuno ha capito perché faceva giocare. Uno su tutti, Josa, non si è capito perché è iniziato a giocare. Cioè, un reparto avevamo buono, che era la difesa, sfanculiamo la difesa. Poi, tolto che adesso si è rotto Silvestri, quindi quello era inevitabile. Però, prima dell'infortunio di Silvestri, hanno fatto tanti, tanti di quegli esperimenti che, boh, non si capiva. Comunque, io ho iniziato a vedere un Raffaele che non credeva neanche più alle sue idee da quando nel derby, per carità, il derby, ok,
ormai si era visto, si era capito che probabilmente non avremmo trovato il gol, però tu devi essere il primo, il primissimo a crederci, e non è che ti possono inquadrare, tu sei così, che sbuffi, che sei lì, che se non ci credi neanche tu, come pensi che quelli in campo che ti vedono possono crederci? Non ci potranno mai credere, ma mai, ma mai nella vita. Quindi vi ripeto, secondo me anche Raffaele sapeva che sarebbe da questa notizia, prima o poi, anche perché quando si inizia a dire no, la società mi ha dato tutta la fiducia del mondo, queste sono scelte che comunque spettano la società, sai che rischi di essere esonerato. Perdi le partite successive ed è andata così. Saranno contenti i giocatori adesso? Bah, non lo so, non lo so. Io non penso che sia stata la colpa di Raffaele. Voglio sperare che sia così, che magari quando arriva chiunque altro facciamo meglio, me lo auguro. Auguro di essere smentito, me lo auguro, ma insomma dubito, dubito fortemente, perché negli ultimi anni abbiamo visto come quante volte si è cambiato allenatore e sembrava che la squadra fosse rivoluzionata. La prima che mi viene in mente è quella di Novellino, che fu clamorosa, clamorosa, che vincemmo a Catanzaro e con i Vestabbi in casa, che ancora non perso una partita in campionato. E poi nulla, nulla, la partita dopo 3-0 con la Regina, esattamente un anno fa. Me lo ricordo. Purtroppo me lo ricordo bene. Vi ripeto, Raffaele andava esonerato, ma non sarà sicuramente la soluzione a tutti i problemi. Cioè, non aspettiamoci che queste. Perché poi alla fine, se vai a vedere il calendario, mancano 7 partite. Vi ripeto, per quanto mi riguarda, per 7 partite puoi chiamare chiunque. Chiunque, puoi chiamare assolutamente chiunque. Che tanto ti fa queste 7 partite. Finisce la stagione, lo mettiamo nel cassetto tra le altre stagioni fallimentari e ciao a tutti, e ciao a tutti. Vediamo, vi ripeto, per quanto mi riguarda, se i playoff devono andarci così, non dico che è meglio non andarci, ma è uguale arrivare ai decimi piuttosto che farsi eliminare al primissimo turno. Quindi, vi ripeto, poi magari in queste 7 partite mostriamo carattere e reagiamo, a quel punto ovvio che voglio andarci, però, insomma, se la mentalità è questa, dove cazzo pensiamo di andare? Da nessuna parte. E vi ripeto, non avrei mai pensato di aver fatto. O meglio, fino a qualche mese fa, non pensavo mai che Raffaele potesse essere esonerato, sinceramente. Ma comunque vedevo anche una squadra che aveva trovato una sua caratura, una sua mentalità. Però non lo so. Non so cosa sia successo, sinceramente. Non so cosa sia successo. Io vi ripeto, secondo me è successo qualcosa dentro lo spogliatoio, ovviamente non può uscire. È giusto che sia così. Però è troppo strano che un allenatore che comunque sembrava avesse tenuto in pugno questo gruppo, perché mi ricordo partite come Monopoli, come Foggia, continua a ripeterlo, dove si era vista una reazione, ma anche con la stessa Ternana. Il Catania aveva reagito sotto 2-0 dopo 15 minuti. Poi avevano perso 5-1. Però c'era stata una reazione nelle ultime partite, la squadra avversaria ci ha segnato e noi non abbiamo minimamente reagito. Boh, non lo so. Non lo so, speriamo veramente fosse la colpa dell'allenatore, ma vi ripeto, dubito, dubito. Invece voi siete d'accordo? L'avreste fatto? Sì, no, chi vorreste che arriva? Che arrivi, ma vi ripeto, dovrebbe essere fatto per Baldini, magari mentre lo carico arriva l'ufficialità. Quindi vediamo. Scrivetemi questo commento qua sotto. Vi ringrazio per il supporto. Iscrivetevi, iscrivetevi. Ho notato che se ve lo dico ve lo fate, quindi ora vi romperò sempre i coglioni fino a quando non arriviamo a 1000. Siamo a 965 qualcosa, quindi iscrivetevi, iscrivetevi per favore, iscrivetevi. Mi raccomando, scrivetemi su Instagram se vi va, se volete sapere la mia opinione su una qualsiasi cosa, non so per forza riguardo al Catania, se potete farmi una domanda, rispondo tranquillamente, anzi mi fa molto piacere che mi iscriviate, infatti ringrazio tutti quei ragazzi con cui mi iscrivo anche quotidianamente su Instagram, non solo per il Catania, anche per altro. Mi saluto Alberto, Simone, Jacopo, saluto tutti. E saluto Antonio e vi mando un abbraccio e mi raccomando, sempre forza Catania.